un gelato che piacerebbe a Popo. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Sì, sì, se vi state chiedendo qual è, non è il gusto puffo, ma bensì il gelato gusto al cioccolato, brava. Dolce, un po' salato, gelato al cioccolato. Speriamo che questo jukebox si rompa. No, di che cosa parlavamo? Parlavamo di gelato al cioccolato. Sì, il classico senza tempo. Mi auguro per te che questo jukebox non si rompa, perché sennò il gelato al cioccolato te lo scordi. Perché questo... il gelato al cioccolato, come lo faccio io, ragazzi, è veramente, veramente buono. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il gelato al cioccolato come si ed fa. Ecco gli ingredienti per il nostro gelato al cioccolato. Finalmente un gelato serio, un gelato al cioccolato, un gelato che piace a tutti i bambini di tutte le età. Allora, sì, ora sta zitto e fammi elencare gli ingredienti: 85 g di cacao amaro, 200 g di panna da cucina, 350 g di latte intero, io lo sto usando ma la potete usare anche parzialmente scremato, do la dicitura in grammi non perché sia un ignorante e non sappia che i liquidi si misurano in ml, ma perché così tutti potete misurarli con la bilancia anche ad ago, quindi l'equivalente di 350 g a peso, 175 g di zucchero, 100 g di cioccolato o al latte o fondente, quello che avete. Io ce l'avevo al latte, l'ho usato al latte, se l'avete fondente, usatelo fondente, viene ancora più corposo, di cioccolato fuso. Questo non l'ho fuso completamente, l'ho fuso un po' e ho lasciato qualche pezzettino, come vedete un po' crunchy. Bravo. E un cucchiaio di essenza di vaniglia. Molti ci chiedete dove troviamo la vaniglia, l'essenza di vaniglia. Noi la troviamo a Catania in un negozio che si chiama Cristalli, che comunque vende articoli di tipo etnico o comunque articoli che non si trovano normalmente nei supermercati, ma nei supermercati ben forniti la troverete sicuramente. Magari non ha questa bottiglietta, certo, ma sempre essenza di vaniglia è. Cominciamo subito con la spatola verso, diciamo così, la pasta di cacao all'interno di una mini bowl, quindi verso anche la panna da cucina. Ultima cosa, e con una frusta amalgamo questi due ingredienti. Mettiamo un attimo da parte, prendiamo la vaschettina col cacao e versiamo un po' del latte all'interno del cacao, così. Quindi sempre con la frusta amalgamiamo e facciamo in modo che non rimanga neanche un grumetto. Aggiungete dapprima una piccola quantità di latte e fate assorbire il latte alla polvere di cacao. Così. Ora aggiungete dell'altro latte. Mi raccomando, questa è un'operazione molto delicata, fatelo fare ai grandi. Guarda, se la facessi tu dovremmo prendere un vascone. Vero, già sarebbe tutta fuori la polvere. Ma non è detto che anche con me questo non accada, eh? Ok, a questo punto il nostro cacao miscelato con il latte può essere versato nel resto del composto, così. Non pensiate che io mi perda questo, Ripulisco anche la terrina. A questo punto, a cascata, aggiungiamo lo zucchero. Quindi, il cucchiaio di essenza di vaniglia. Se volete, al posto dell'essenza di vaniglia, potete utilizzare del caffè in polvere. O anche del caffè solubile, quello che preferite. Potrebbero utilizzare anche il baccello? Del caffè, sì. No, certo. No del caffè, ma che stai dicendo? Della vaniglia. Sì, anche il baccello aperto. Montate, montate, montate. Quando avrete questa bella cremina lucida e senza grumi, è il momento di versarlo nella macchina del gelato. E se volete potete aggiungere anche un pizzico di cannella, se la vuoi la metto,
Io sì. Allora, mettiamo anche un fuori programma, dai. Quello solo per chi ci segue. Noce moscata, no, cannella. Sì. E mettiamo anche un pizzico di cannella. Se me l'avesse detto prima, l'avrei messa insieme allo zucchero. Ci ho pensato ora, scusami. E allora rimescoliamo, ragazzi. Preso il cestello, verso dentro il contenuto. Perfetto. Mi raccomando, non superate mai il sesto del cestello e mettiamola all'interno della macchina. Ice cream, start. 60 minuti saranno sufficienti, secondo me. Aspettiamo che monti il nostro buonissimo gelato. A dopo. Ed ecco il nostro cestello col gelato. Prendiamo, wow, bello sodo, vedete? Una pallina. Due palline. Tre palline. Facciamo un mega gelato quattro palline? Mega gelato quattro palline. Cinque. No, quattro palline. Quattro palline. Un po' di cioccolato a guarnire il tutto. E buon appetito! Gelato al cioccolato, bello e pronto per essere gustato. Vi lasciamo alle foto e noi ce lo andiamo a sbaffare. Ciao! Ciao. Avete visto? Non è solamente versare gli ingredienti, solamente il cioccolato, ma il gelato cioccolato si compone di tanti tanti piccoli ingredienti e tanti piccoli esperienti e segreti. Mi raccomando, la nonna come lo faceva? Non lo so, non aveva la macchina del gelato, ma so come lo faccio io e viene buonissimo, garantito da Ombretta. Bene, provate il mio gelato e poi mandatemi tante benedizioni, non a benedire, tante benedizioni! Prima che qui ci liquefacciamo davanti ai faretti, non ci rimane che salutarvi e dirvi: provate il nostro gelato al cioccolato. Provatelo e mi raccomando, se volete vedere altri gusti, altri gelati fatti da noi, dobbiamo arrivare a 100 milioni di visualizzazioni e un miliardo di like. Basta una richiesta tra i commenti, sì, ci vediamo sempre qui. Su dove? Sulle vostre tavole. Ciao, buona estate!